Nell'autunno del 1949, la signorina Francesca Minellono di Firenze, pittrice, venne all'Istituto di Palettonologia per parlarmi di un ritrovamento da lei fatto durante l'estate in una grotta dell'isoletta di Levanzo, ove si trovava a trascorrere un breve periodo di vacanza. Si trattava di una serie di figure dipinte in nero sulle pareti della parte più interna della grotta, completamente oscura, delle quali la Minellono mi mostrò degli schizzi da lei stessa eseguiti e che si rivelarono successivamente molto fedeli. Da queste riproduzioni ci si poteva immediatamente rendere conto che quelle pitture erano da riferirsi senza alcun dubbio ad età preistorica. Decisi quindi di recarmi sul posto appena possibile, onde studiare e riprodurre le pitture dell'isola di Levanzo e compiere un saggio di scavo nell'eventuale deposito di riempimento della grotta. Comincia così, con queste parole di Paolo Graziosi, la storia moderna delle testimonianze artistiche preistoriche della grotta dei Genovesi a Levanzo, una cavità che ancora oggi continua ad essere protagonista degli studi preistorici. Graziosi fu a Levanzo nel 1950, nel 1952 e infine nel 1953, anno in cui furono girate le immagini del gruppo di ricerca a lavoro. La cavità è un autentico scrigno di segni grafici preistorici, un documento chiave che presenta due cicli di arte rupestre. In basso si trovano graffiti paleolitici rappresentanti animali e uomini stilizzati, mentre nella parte più alta si trovano pitture di età neolitica. Levanzo dista da Trapani circa 15 km. Si tratta di uno scoglio granitico di circa 5 km per 2, con un'altezza massima di 278 metri sopra il livello del mare. Paolo Graziosi giunse a Levanzo per la terza volta il 19 giugno del 1953, accompagnato da Francesca Minellono, Alda Micheli e Arturo Palma di Cesnola. La missione aveva lo scopo di realizzare un saggio di scavo che avrebbe potuto contribuire ad apportare conoscenze precise circa la cronologia delle opere d'arte rupestre presenti nella grotta. Il piccolo abitato di Levanzo si sviluppava attorno al porticciolo posto nella cala della dogana, poche e modeste case, una vecchia villa, una piazzetta e una chiesina. Gli abitanti erano circa 300 ed erano dediti esclusivamente alla pesca e ad una modesta attività ortofrutticola. Completamente sconosciuto al turismo, il paese non aveva né bar né locande e l'illuminazione pubblica consisteva in una serie di lumi a petrolio che ogni sera, mediante una scala, venivano posti all'interno di fanali posizionati sui muri delle abitazioni. Allora la grotta si raggiungeva preferibilmente via mare, navigando a remi per un tratto non troppo lungo. Una volta sbarcati, ci si doveva inerpicare sulla falesia, cercando appiglio fra le rocce e il pietrisco instabili e impegnandosi in una faticosa salita. Una volta raggiunta la grotta, era necessaria una sosta per riacquistare le forze. Subito dopo iniziava il lavoro, dedicato principalmente al completamento dei rilievi e all'esplorazione delle opere d'arte della retrogrotta. La scarsità di luce rendeva il rilievo lento e difficoltoso, obbligando il professore a controllare più volte il lavoro delle sue collaboratrici. Tuttavia non veniva trascurato lo studio degli aspetti stratigrafici al fine di cercare di comprendere la storia della formazione dei depositi archeologici. La grotta della Cala Genovesi nell'isola di Levanzo è costituita da un'antegrotta aperta alla luce del giorno
e da una retrogrotta completamente buia nella quale si accede attraverso uno strettissimo passaggio. Nell'antegrotta abitarono attraverso i millenni gli uomini della preistoria, mentre questi stessi uomini frequentarono la retrogrotta soltanto per dipingervi o incidervi delle figure di uomini e di animali. Le figure incise sono le più antiche e appartengono all'età paleolitica, a quella fase della civiltà umana in cui l'uomo viveva esclusivamente di caccia. Circa 5.000 anni più tardi, nuove genti penetrarono nella grotta di Levanzo, vi si insediarono e eseguirono delle pitture sulle pareti della retrogrotta, assai più rozze di quelle paleolitiche, le quali avevano un carattere naturalistico molto vivo, pitture che tendevano in gran parte allo schematismo. Qui ci troviamo davanti al gruppo più importante e più numeroso delle pitture della grotta di Levanzo. Queste pitture rappresentano degli uomini, rappresentano degli animali. Vi sono poi delle strane figure che riproducono certamente degli idoletti, i cosiddetti idoli a forma di violino, che si diffusero ampiamente nel Mediterraneo durante la fine dell'età del rame e l'età del bronzo, provenendo dalle isole Cicladi, e raggiunsero la Sardegna, raggiunsero le coste della penisola iberica. Le pitture della grotta di Levanzo rappresentano certamente uno dei complessi più importanti dell'arte preistorica tarda del bacino mediterraneo. Ma ecco i principali protagonisti delle ricerche immortalati per i posteri. Alda Micheli, che sarebbe diventata l'erede scientifica di Graziosi, Arturo Palma di Cesnola, successivamente professore e fondatore di un'importante scuola di studi preistorici presso l'Università di Siena, e infine il professor Paolo Graziosi, come sempre impeccabile nella sua eleganza anche sul campo. Le fatiche e la vita all'aria aperta esigevano anche un buon ristoro. Che cosa poteva esserci di meglio di un pesce appena pescato, cotto direttamente su una lastra di pietra? E dopo il ristoro, gli scienziati non fanno eccezione. C'è bisogno di un riposino. Durante la giornata si portava avanti anche lo scavo stratigrafico del deposito al fine di cercare elementi utili per l'inquadramento cronologico delle opere d'arte. Come sempre, per non perdere nessun reperto, era necessaria l'azione di vagliatura del sedimento proveniente dallo scavo, un lavoro impegnativo, ma assai gratificante anche dal punto di vista naturalistico: panorama, mare e importanti ritrovamenti archeologici. Il 26 giugno avvenne il ritrovamento che ripagò di tutti gli sforzi effettuati fino ad allora. Dalla parte mediana dello strato 3 venne alla luce un masso di calcare di forma quadrangolare, sulla cui faccia era incisa la figura di un bovide, che per le sue caratteristiche richiamava le altre figure di animali incise sulle pareti della cavità. Attraverso questo rinvenimento si poteva confermare l'età paleolitica delle incisioni della retrogrotta con una certa precisione cronologica, poiché mediante l'analisi di conchiglie di patella, rinvenute nello stesso strato, fu possibile stabilire, col metodo del carbonio 14, l'età del blocco inciso, che risultava avere circa 9.600 anni. Tra lavoro e importanti sorprese, si arrivava a fine giornata. Caricandosi dei preziosi materiali rinvenuti, ci si accingeva a rientrare in paese, affrontando con calma e attenzione la discesa della falesia rocciosa. Il rientro in barca costituiva un momento di soddisfazione e di allegria per la fine della giornata lavorativa. E durante il piacevole viaggio in mare, pregustando il riposo serale, si osservava lo splendido profilo della vicina isola di Favignana, ma si analizzava anche la conformazione della costa più vicina, elaborando progetti di future esplorazioni che forse si sarebbero realizzati o forse sarebbero caduti nell'oblio.